Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Poi, santo cielo! Poi uno suoni dopo, sette fulmini. Ma tanto ci lega del nostro passato, Valentina. Sì, il problema è che del passato della Valentina che ci racconta a un minuto dalla diretta è che saranno 40 anni che lavoriamo insieme tutti i giorni. C'è sempre dell'aneddotica nuova e sempre agghiacciata. Perché io tendo a muovere e ogni tanto mi risale. Magari non un minuto prima della diretta. Ragione. Comunque non importa. Beh, certi ricordi affiorano quando affiorano. Affiorano poi oggi che è martedì, cosa c'è? Progetti d'amore. Buonasera Diego, buonasera Valentina, buonasera Ciocca e buonasera Mary Jane. Ciao pubblico! Freddo che fa! Ma freddo. È d'altra parte dicembre, No, ci sta per la sua stagione, signora mia. Pubblico è venuto, tiene i guanti, Si sente meno che batte le mani, ma le batte, solo che ha i guanti. Perché guanti non teniamo i caloriferi alti in studio. Poi entrano all'ultimo, stanno fuori fino all'ultimo. Signore e signori, fa freddo. Grazie. Allora, ragazzi, apre lo sportellino. Dai! Aperto il sportellino dell'amore. Ungiamo un po' il giuntino. No, perché è una cosa è romantico così, capito? Però immaginatevelo di un casottino di Natale in questo caso. Sì. O come una casetta di Hansel e Gretel dove si apre la finestrina e c'è un caldo accogliente abbraccio. Così fa paura. Dentro la casa di Hansel e Gretel bene non è andata. E allora però, che cosa è? Da casa di Babbo Natale. Della casetta di Babbo Natale, dove venite, ci scaldiamo con un vin brûlé parlando delle vostre questioni amorose. Qualunque esse siano. Qualunque, ragazzi. Dubbi, certezze, ripensamenti, difficoltà a comprendere linguaggi non verbali ma anche quelli verbali. Se posso dire, in questo momento proprio dell'anno, spesso si avvertono delle sensazioni strane che sono come delle incrinature, perché c'è tutto questo sovraccarico di cose da fare, di eccitazione, di emozioni, di aspettative. Spesso le relazioni poi vivono delle piccole incrinature che se ci sono, mamma mia, poverino, perché quelli lasciati a Natale poi c'è tutta la questione regalo di Natale sì, regalo di Natale no, relazioni appena avviate, anche quelli che hanno capito che devono lasciare ma non sanno se aspettare Natale, se farlo prima, dopo, cioè, in prospettiva di lasciarsi il regalo glielo do, no? È vero, glielo do ma spendo poco, a quel punto sì, un bagno di schiuma esatto, via un paio di calze di spugna, tanto servono, ma vai, mica le butti, ragazzi, non ci facciamo il regalo. Io non ho preso niente quest'anno. Quest'anno niente. Ma neanche l'anno scorso. Cos'è che... Cosa ti ricordi di averci dato? L'anno scorso mi pare di sì. Due anni fa sicuro. Vabbè, ho capito. Due anni fa sicuro. Quanto vuoi andare indietro? Non importa. Io però a Diego l'ho fatto. Beh, io l'anno scorso l'avevo fatto sulla Pina. È vero. Tra l'altro delle scarpe che non ha messo mai. No, le ho messe quest'estate. Che però non eravamo insieme. Non puoi metterle adesso, Vale. Me le davi a me, le mettevo. Anche se non è vero. Le ho messe. Vale, però il regalo non è che no, è fatto. Niente lo fa con quel coso. Io quest'anno ne ho fatti pochissimi. Proprio stretto necessario. Noi siamo fuori dal suo stretto. Io un pensierino poi. Voglio proprio vederti nelle giornate di freddo da chi vai a bussare. Io un pensierino. Io non lo faccio sempre. No, non lo fare, dai, che ci metti l'imbarazzo. Pensato, lo faccio apposta. Va bene, allora scriveteci. Noi volentieri vi richiamiamo se rispondete al top, perché così poi vi mettiamo in onda e mi sento così insicura. Ma no, sono arrivati un sacco di messaggi audio che non possiamo sentire adesso. È arrivata anche un aggiornamento. Non so se ricordate, settimana scorsa, quell'ascoltatrice che ha un cane.
che porta in area cani, ha conosciuto un tipo che anche lui frequenta l'area cani perché ha un cane. E si vedono nella stessa fascia oraria, evidentemente. A lei? Beh, quello è tutto un mondo, uno sportello a parte. Sì. Perché è uno sportello dove mettiamo anche delle crocchette per i cani. E a lei il tipo piaceva, non sapeva se buttarsi, non si è buttata. Noi avevamo detto buttati. No, si era buttata a metà, dice, lanciandola un. Chiedendo il numero, aveva chiesto il numero, poi alla fine aveva scritto qualcosa tipo: devo chiederti delle cose sui cani. E lui aveva detto: ok, volentieri. E lei non sapeva se poi svelare il fatto che non gli interessava. Si era impastata subito. Vabbè, è arrivato l'aggiornamento. Ciao Pinocchi, aggiornamento. Sono la ragazza che settimana scorsa doveva invitare l'insegnante conosciuto in area cani per un aperitivo. Ma l'hai presa male? Ma non l'ho fatto perché ho scoperto che è fidanzato, vabbè, quindi mi sono evitata una figuraccia. Vabbè, povera, dai. Ma spesso un insegnante bono, dolcissimo con un cane. O è un film o è già fidanzato. Saluto la mia Gina che oggi è al lavoro col papà. Ragazzi, però, la puntata scusa, le fanno recitare la poesia di Natale. Pinocchio, questa canzone, quella dei Roxette, prima dice tutto il tempo, è tutto oggi che trattengo le lacrime, me le avete fatte scendere voi. Oggi si è conclusa la mia relazione durata 3 anni. Vabbè, tesoro. Sono qua, Chiara. Se vuoi essere chiamata, scrivimi. Voglio essere chiamata e ti chiamiamo. Rispondi, però, ti chiedo solo questo. Altrimenti siamo qua. Un altro proposta di matrimonio. Anello sì o anello no? Ma io dico, ma ragazzi, guarda che ti richiamiamo. Però, Matteo, scusa, Matteo. È l'inizio della puntata. Le signore da tempo manifestano anche segnali di sbalzi d'umore dovuto. Perché devi cliccare? Alla premenopausa. Puoi anche pronunciarla, non è che. Hai paura, Ti brucio, peperone. Matteo, se poi a pagarla. La menopausa. Siamo io e Ciocca, e poi però a un certo punto. Che poi non vi va neanche bene che ci arriva secca così d'amblè. No, è un lavante and una lunga e lenta e dolorosa tragedia. E quando finiremo noi, inizierà Mary J. Che sogno! Bello. Si vola, Pinocchio! Via! Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:19 Radio DJ. Allora, forza, oggi è martedì e c'è. Progetti d'amore! Allora, c'è la Francesca al telefono. Francesca? Eccomi, ciao belli, come state? Ma noi bene, dai, freddo ma tutto bene. Noi anche la tua è una storia che ci portiamo dietro. Sì, perché allora escono insieme da pochi mesi. Lei molte poche dimostrazioni. Sì. Lui molto presente, prodigo. Molto sì, sorprese, il mare all'improvviso. Pasticcini. Te niente sulle tue. Dall'oggi al domani mi manca l'aria. Lui mi manca l'aria, non se ne può più e basta, voglio smettere. Esatto. E poi dopo aver parlato con voi sono andata da lui a capire perché gli mancasse l'aria. E nulla, non c'è stato verso di capire, nel senso che lui non si sente pronto, non si sente pronto, per cosa non si sa assolutamente, quindi perché, io poi non... Sì, perché ricordiamolo, tu l'altra volta nel messaggio ci avevi detto, io non è che ho fatto nessuna richiesta. Assolutamente. Anzi, noi avevamo ipotizzato che fosse una sua strategia... Cioè che il suo malessere fosse dettato dal fatto che tu non ti lasciassi andare. Esatto. Io comunque ho continuato a non lasciarmi andare perché io, donna di ferro, assolutamente, gli ho detto, guarda che nessuno vuole niente da te. Ti sta bene. Donne di ferro fa un poca strada, però. Che bella frase da dire e da sentirsi dire. Nessuno vuole niente. No, ma poi lei da subito si è presentata come arida. Però non è che ti paga tanto. Siamo in un'età in cui se si sta bene, ci si diverte e tutto quello che c'è intorno va come va. Cioè, nessuno deve costruire per forza nulla. Ma che anni avete così per curiosità? Io 27 e lui 30. Però scusami, tu non vuoi, però poi come questo sparisce ci resti un po' male. Ma perché ci stavo proprio bene.
E io queste cose gliele ho dette, ovviamente. E questa mattina mi sono laureata. Ah, brava, brava, congratulazioni. Sì, ho preso un master, quindi tutto bello. In e ora ma in che genere? Comunicazione digitale. Ok. E questa mattina appunto ho ricevuto, dopo che mi ha chiamato la radio, ho ricevuto un suo messaggio con auguri e il nomignolo con cui mi chiamava. Sì, che non possiamo dire? No. Ah, è quella roba che sconcio. La chiamava in quei momenti lì, infatti i momenti tuoi. Vabbè, quindi ti ha pensato in un momento importante della tua vita? Sì. Ti confonde. Però ti posso dire, sai, confonde, fra. Non puoi fare quella impermeabile, non ti paga cosa. Però è come quando tu lo spiegavi di nuovo oggi, prima pensavo a questa roba, è presente quelli che dopo un istante ti chiamano amore e quelli che non lo chiamano mai. Cioè può essere che lui abbia un modo solo di esprimere anche agli inizi, anche al di là molto alto di attenzione, di carinerie, cioè che lui sia fatto così. Capito? Sì, però il sentirsi soffocato. Ragazzi, però noi ci stiamo affidando al parere di Francesca, che è, in quanto nostra ascoltatrice nello specifico, totalmente inattendibile. Perché lo vedete che brutta relazione ha con i sentimenti. Per cui vai a capire quello che lei ha letto prima come iper e poi niente. Cioè. Però le dimostrazioni parlano, capito? Io quello che leggo è il mio. Magari è soffocato dal tuo non parlare. È quello che pensavo anch'io. E infatti la mia risposta sarà che a me non va di non vederlo più. Questo sarà. Io sono d'accordo con te, ma non perché penso che questo magari cambi al 100% le cose, non è una garanzia, ma a te fa un gran bene, Fra. A te fa proprio un gran bene, ce n'hai proprio bisogno. Questo sì. Benvenuta nel porta in faccia, che poi fanno sì che invece la volta buona le cose funzionano, ma tenersi in quella terra lì dove non si rischia, non si fa un passettino avanti, non serve a niente. Dall'altra parte poi, non ti faresti mai, non ti interesserebbe mai una persona che si comporta come ti comporti tu nelle relazioni, al di là di quello che provi, perché tanto tu ti comporti diversamente da quello che provi. Sì, è così. Figliati sta bella porta in faccia per Natale. Il peggio che può succedere è che le cose vanno bene, fai te. Non scrivergli da sbronza, al massimo domattina che c'è ancora un po' di fumi. No, casomai da sbronza telefono... mandagli solo delle foto. No, posso dirti, fai come quella che ti ha dato il suggerimento, scrivi a noi da sbronza. Va bene. Dai, comunque coraggio, Fra, dai, vai tranquilla. Su sto barcone. Ma quale donna vieni di ferro. Serena. Ok. Carne, sangue. Dai, vai. Vado dritta per la mia la porta in faccia. Per vai, voi. Brava. Un bacio. Ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:35 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Va bene, dalla canzone di Natale, E poi perché siamo gasati, perché c'è un audio meraviglioso. Stiamo volando. Parto. Ciao Finocchi, sono Francesca, sono di Brescia e ho 14 anni, amore. Frequento la prima liceo e oggi alle macchinette ho incontrato un ragazzo bellissimo che mi ha chiesto 15 centesimi e poi dopo mi ha chiesto in che classe ero, gliel'ho detto e quando se ne va mi ringrazia e mi dice, e io gli dico, se non ti trovo domani vengo nella tua classe. Lui se ne va e alla fine del corridoio urla terza E. Faccio? Vado o non vado domani in terza E? Sto morendo! Francesco! Ciao Franci! Buonasera! Ciao! Dio! Allora, intanto scusami, la sezione è la stessa, tu sei prima E? No, io sono in prima G. Quindi per saperlo, la classe in prima. Ma com'è che non l'hai mai visto? C'è una classe, una scuola gigante? Allora sì, cioè siamo 3-4 indirizzi di liceo diversi. Ok. E sono tipo 4 classi per ogni sezione. Ok, ci sta. Ok, però la macchinetta
era la stessa, cioè stiamo parlando delle macchinette che distribuiscono merendine e quelle robe là, no? Sì, okay. Poi quella è un'età in cui da sei mesi cambi un ciuffo di capelli, ti accorgi improvvisamente, cioè voglio dire, ed è buonissimo. È ellissimo. Allora, scusami un attimo, quindi la cosa è questa: tu sei lì alla macchinetta per capire bene la situazione, ok? Tu sei lì alla macchinetta, eri già tu lì o lui era già lì? Allora no, lui era già lì con i suoi amici che proprio non mi hanno calcolato di striscio quando sono arrivata. Ok, a quel punto? Dimmi bene. Lui si accorge che c'aveva la chiavetta con pochi soldi sopra. Sì, sì. E si gira e mi guarda e mi dice: ma hai 15 centesimi? E io gli dico sì, perché sono strapiena di monete. Brava. E lui mi fa: me li puoi dare per favore? E io gli do sì, 15 centesimi. E nulla. E poi dopo lui, con una voce un po' da... un po' tipo ci sto provando, mi dice: oddio mio, ma che mal di stomaco sei? Ma com'è la voce di ci sto provando? Allora un po' lo capisci, però l'ho capito subito quando i suoi amici hanno detto, perché è fidanzato ma a volte se lo dimentica. Cosa ha detto? È fidanzato ma a volte se lo dimentica. Vabbè. Beh, quindi comunque lei non aveva frainteso le intenzioni di lui. Gli amici l'hanno sgamato subito. Immediatamente. E lui, ma comunque lei, al di là di questo, l'aveva già sgamato lei. Sì. E lui, secondo me, ha avuto un po' di ritrosia. Poi nel percorrere il corridoio ha detto: ma che me ne frega, terza. Ma lui cos'è che ti ha detto lì, con quel tono lì? No, lui mi ha detto: ma in che classe sei? Così un po'. E gli ho detto che, no, sono in prima G. E poi dopo, vabbè, con i suoi amici non dicono più niente, prendono le macchine, prendono quello che dovevano prendere. E vanno. E io gli dico, prima che se ne vada, lui mi ringrazia e gli dico: guarda che se tu non mi riporti questi 15 centesimi, io vengo a cercarti. Brava. Tu sei brava e pericolosissima. Ma lo sai già, perché tu non è... adesso capisco perché ci ascolti. Scusami, tu sei pericolosa. Cioè il programma cambia improvvisamente, la gente scrive e rispondi tu. Tu hai capito. Infatti, tutto. Cioè, devi entrare il martedì, ti devi tenere libera, fare i compiti prima, perché tu devi essere qui con noi, perché tu la sei lunga. Quindi lui ti ha sorriso, ma è andato. Lui mi ha sorriso, va via, arriva alla fine del corridoio, che vabbè era abbastanza lontano dalle macchinette, proprio l'opposto, e urla: terza. No vabbè, è una giapponese di quelle robe che io mi do fuoco. Anche lui bravo. Bravo, girato, ha detto: aspetta, cotta. Ascolta, aspetta un attimo, perché adesso abbiamo questi 15 centesimi in ballo che ci cambiano la vita. Sì. Okay. Allora, il momento in cui tu eri lì alla macchinetta e lui pure, era un intervallo? Sì. Quindi domani all'intervallo andiamo con una piega da 90. Franci, scusa un attimo, Pina, perché normalmente durante le lezioni la gente sta in classe. Parla per te, ma ora esce un attimo, ha un buco nello stomaco. Io fissa al bar, io fuori dal bar a far colletta. Io non andrei però a bussare chiedendo i 15 centesimi. No. Semplicemente adesso sai la sezione, la classe, il nome, saprai. No, ma lei va alle macchinette. Va in prossimità della classe. No. Cosa pensavi di fare tu? Allora, no, la prima cosa che mi è passata per la testa è: non mi faccio trovare in classe. Ok. Perché io non voglio che finisca subito così questa storia. Oddio, ma tu, cioè, ma tu ci devi insegnare a noi a vivere, ti prego. Aspetta, poi. E ho detto: no, nella ricreazione non vado con la macchinetta, ne vado un'altra. Brava. Quando vedo che sono tutti in classe, vado a bussare in terza e dico: c'è un ragazzo che mi deve 15 centesimi qua. Vabbè, ma ti prego, ma scriviamo una serie Netflix, facciamo qualcosa. C'è il pubblico in piedi, c'è il pubblico in piedi. No, ma tu hai vinto tutto.
No, sei stupenda. Cioè, no, vabbè, però io adesso non posso aspettare sparire... martedì a risentirti. Ma però, noi comunque muti, non possiamo suggerire no, niente. A lei no, oh, ragazzi, ci sono anche le situazioni in cui chi chiama ci insegna ci lui segna. A vivere. No, allora, Franci, secondo me è una bellissima idea. Nella mia testa io ho pensato di trovare il gioco per dire mi offri un caffè tu. Però invece questa cosa... Però, no, già sei troppo brava. Brava. Lei brava. È settata su un altro pianeta. Lei, c'è cioè, Scam se lo beve a colazione. Senti, Franci, ho un problema. Allora... No, dimmi una cosa, come ti vesti domani però per la allora non lo so, pensavo però qualcosa come oggi perché mi piace vestirmi casual, però comunque sono una che si mette gli orecchini comunque perché aggiungere dettagli di solito sono quelli che si ricordano di più. Mio Dio, Fra, lascia la scuola e vieni a vivere con noi, ti prego. Sì. Cioè, ma che te ne frega di andare a scuola? Stiamo insieme. Sì. Ma tutta la vita. Cioè, ci porti in giro come quelli portati, sai, da dei badanti, no, dei gruppi. Col guinzaglio. Col guinzaglio, ci riapro i buchi agli orecchi. Io aggiungere dettagli ci si ricorda di più. Certo. Oh mio Dio, ma ma tu il martedì ti devi tenere libera, sì, per noi. Vogliamo stare io sempre. Io martedì vi ascolto sempre perché vado a canto, vado a lezioni di canto. Oddio, quindi... canta pure. Cosa cantate? Allora, adesso stiamo cantando le canzoni di Natale. Certo. Ma è un coro gospel? No. È lezione privata, diciamo. Allora, il canto è la mia passione. È ambiziosa, è un diavolo. Brava, è un diavolo, ci hai trovati finalmente, siamo tuoi completamente. Fai di noi quello che vuoi, Fra. Sì. e quindi faccio questo corso di canto proprio perché voglio che la mia voce sia al massimo delle sue capacità. No, vabbè. Ma ciao. Dimmi l'ultima cosa, poi ci salutiamo, ma ti richiameremo all'infinito finché tu a un certo punto direte: ragazzi, siete belli e rompi coglioni, fatemi stare. Sì. Mi dici chi è la tua ispirazione? La mia ispirazione è il canto? Cioè chi è il tuo riferimento? Donna, uomo, non lo so, cantante? Io voglio diventare una star girl tipo The Weeknd, che è uno star boy. Vabbè, e con questo, ragazzi, io vado a letto. Sì, basta. A me mi è venuto il caldo della menopausa. Di nuovo il reggiseno. Mamma mia. Fra, ti si adora. Siamo completamente dipendenti. Non so se riusciamo a resistere e aspettare fino a martedì prossimo per sapere. Io domani la voglio chiamare. Allora, domani ti chiamiamo, Fra, ti prego. Però dopo nel pomeriggio, perché sennò sono a scuola. No, sì, le 5 ti chiamiamo sempre in onda. Sempre in onda. Non fuori onda, ti chiamiamo in onda. Certo. Ok? Certo. No, ti amiamo. Senti, in bocca al lupo, comunque in bocca al lupo per domani. Sì. Grazie mille. Però fai di testa tua, non chiederci mai più niente, insegnaci basta, ok? Certo. Ok, ciao. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:46 Radio DJ, ma andiamo avanti perché oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Ma i passerini non ci sono. Oggi nessun passerino che la ricanta. Ragazzi, passerini? Va bene così, sono a riposo. Ma poveraccio, sono in sbattimento, lavoretti di Natale. Sì. Poveri. No, basta che sappiate che se arrivano i messaggi li passiamo. Passerini, non vi dimentichiamo mai. No. Ma andiamo su tutt'altro tema. Jacopo. Ciao Jacopo, buonasera. Buonasera. Ciao. Allora, intanto noi non vogliamo forzare niente, ma vi disegno un attimo la situ. Diego, vieni, non ti preoccupare, ti guido io. Praticamente lui ha regalato alla sua ragazza per Natale la vacanza di Capodanno a New York. Bello. Guarda Fra, Fra si è svegliato, buonasera Fra. Stanotte ho visto Capodanno a New York, il film. Bello. Sì. Qual è? È quello corale, dai, che dove ci sono una cifra di gente, c'è Zac Efron, Sarah Jessica Parker, tutta gente Michelle che io amo. Pfeiffer, chi altro c'è? Aston Kutcher. No, da vedere. È un film. Sì, almeno 5 anni fa. Comunque, Jacopo ha regalato sta vacanza. Bravo. Nella mia testa frulla l'idea di farle la proposta. Mamma, che bomba. Bravo, Jacopo. Bravissimo. Lei. Lei sa che state insieme. Ok, questo è già un grandissimo passo avanti. Credimi, per l'esperienza che ci accompagna. Cioè, tu ci chiami per avere
proposte di idee di dove e come? No, chissà perché ci chiamano. No, è un consiglio, perché allora noi abbiamo comprato casa da poco, da aprile. Ok, quindi convivete già? Sì, conviviamo da 2 anni quasi. Ok. Siamo insieme da 4 anni. E lei è una cosa che non si aspetta, cioè lei non si aspetta nulla, però sono indeciso se farglielo o no, perché potrebbe anche rimanere scioccata e non capire. Vabbè, ma positivamente tanto. Io mi fido di A, perché se stanno comprando casa, c'è probabilmente il tema di matrimonio. Già comprata, abbiamo già. Dico appunto. Però se ci stai facendo sta chiamata, è perché da qualche parte nella tua testa, a parte che vale, fallo adesso, perché sennò non riusciamo a parlare. Cioè, no, scusami, Jacopo. Perché la sta abbiamo già comprato casa. Già un caldo. Ormai siamo, cioè questo. Ho capito. Scusa, Jacopo, prego. No, gliel'ho fatto fare Jacopo, perché non ragionava. Scopinzolava. Pazza d'amore. Allora, il discorso è questo: se Jacopo, che già stanno insieme da un po', hanno già anche comprato casa insieme, ci fa questa domanda, vuol dire che nella ragazza in questione, rispetto alla questione matrimonio, forse c'è qualche delicatezza, non lo so. Diciamo più che altro per una questione anche totale di spese, perché lei comunque, essendo originaria di Napoli, vorrebbe sposarsi giù, quindi sarebbe, dopo lei viene tra spese e altro, dice la proposta, lei è un po' lunatica su certe cose. Potrebbe, perché uno una volta che fa la proposta poi bisogna sparare e quindi parte tutto il treno. Esatto, poi le donne partono anche un po' per la tangente con la testa, se tu glielo chiedi poi non è che sei mesi dopo. Non è che mi tiro indietro, appunto quello dico me Jacopo è cioè, se è una vacanza di un posto che lei ama, chiamate, cioè è una bella cornice, poi si può fare anche fra 1 anno e mezzo, però la proposta l'hai fatta lì, bello, anche con un anello. No, ma lui vorrebbe farla così, cioè che dice andiamo là, io faccio la proposta, poi quando ci sposiamo, esatto. Va bene. È lei che ha una provenienza mentale rispetto a queste cose, che nel momento in cui scatta la proposta, comunichi alla famiglia, entro 6 mesi va fatto tutto, e siccome c'è in ballo la casa, una roba e l'altra, la mette in difficoltà. Esatto, Pina ha capito. Io ho capito. Sì, però secondo me, siccome vi sposate voi due, è l'incontro delle due Napoli. Ho capito. Diego, no, non hai capito, perché dopo lei non si gode quel momento, perché siccome sa di dover rendere conto a una situazione di partenza, la mette, cioè è ovvio che sarebbe felicissima, ma la mette in difficoltà, perché lei deve rispondere a una serie di tempismi per cui... Ma scusami, poi rifarai in un momento diverso, la rifarete per la famiglia ufficiale. Questo anche fatelo, sono d'accordissimo. Tra di voi. Fai una roba che non è l'anello di fidanzamento, ma addirittura forse l'anello souvenir che trovi al chioschetto. Aspetta, che già ce l'ha? Cosa? L'anello di fidanzamento già l'ha ricevuto. E allora di che stiamo parlando? Di dell'inginocchiamento. Esatto, brava Vale. Al brava Vale. Sì, ho avuto un brivido. No, l'inginocchiamento. Adesso a me mi sfugge un attimo, ma in quale codice di tradizione è previsto? Cioè, ci sono dei mesi di scadenza? No. Non ha avuto proprio un anno di fidanzamento. Lei ha ricevuto per la sua laurea un impegno. Sì, un solitario, ecco, diciamo. Sì, comunque sì, Diego, cioè ci sono dei meccanismi di formazione, capito? Come per cui nel momento in cui quello si inginocchia e gli dà quell'anello, lei deve comunicarlo alla famiglia e parte, ma è anche una roba positiva, non è che lei in questo vede qualcosa di negativo. Ma hanno tutti degli impegni economici, vedi la casa eccetera, andrebbe a cozzare con una visione di questo momento un po' più. Interviene Ciocca che dice non ci credo. Sì che è molto ho cancellato il messaggio. E perché non le dici sposiamoci quando avrete la casa e via discorrendo? Ma la casa già ce l'abbiamo, già ci viviamo. Capito? Cioè, secondo me, l'anellino comprato proprio da souvenir di New York, sai, una roba che trovi lì, una roba lì da patatina, da dire questo è tramette, è come dire la caparra su tutto quello che succederà. Sì, ci sto, io ci sto. Anch'io. Io ti dico sì.
Sì, okay. Con quella cosa che dici, che se però per te vuole valere come domani mattina andiamo da Tiffany. Brava! Pam 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 pam! E poi sono affari tuoi. Vabbè, capito. Va bene. Ok, perfetto. Capito, è tutto chiaro, ya? Sì, 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 okay. Chiarissimo. Ci sentiamo a gennaio. Dai. Va bene, grazie mille. Ciao. Non io e lui, sapere. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18.06 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Piccola parentesi, passerini. Sì, dai, sono arrivati. Passerini. Abbiamo chiamato, poi alcuni saranno delle vecchie, sì, ma non importa. Passerini più o meno. Progetti d'amore. Mamma passerina. Che pulcino stupendo. D'amore. Sì, bene. Progetti d'amore. Ottimo. Che grandi. Sì. Progetti d'amore. Scusate, ma ho l'acqualecchio. Stupendo. Ultimo, dai. Progetti d'amore. Questo è uno. No. Questo è una grande. No. Va bene. Giustamente scemo. Poi stanno i passerini. Lo lasci lì dov'è. Fa molto ridere, bravo. Non c'è problema. Ti vogliamo molto bene. Ma ti ricordi quando tu parlavi così? No. Io sì. Con voi? Sì. Ero stanco. Era una forma nervosa. Ne ho avute tante. Sì. Le ho amate tutte, accolte come fosse una novità. Quale torno a farlo? No. Inventane di nuove. Non mancherò. Per noi. Non mancherò. Partiamo da un vocale. Sì. Buonasera, Pinocchi. Ehi. La questione è il regalo di Natale a mio marito. Ok. Per recuperare un pochino di intimità che ultimamente abbiamo persa, visto che la nostra figlia ha un anno e mezzo e quindi non abbiamo avuto tanto tempo per stare insieme. Una fuga romantica, qualcos'altro, suggerimenti, aiuto. Amore, Natalia, buonasera. Buonasera, mamma Ciao. Mia che emozione. Ma amore, ma che carina tu però. Ma sì, infatti. Brava, perché è la prima volta che chiamo, sono tanto tanto emozionata. Ma Natalia, stai serena perché siamo tra di noi. Sì. Dai. No, poi trovo molto molto lucida la tua visione della questione, no? Cioè, nonostante tu abbia una bambina così piccola, hai quel pensiero lì che non è proprio da tutti, no? Sì. Cioè, non ti sei fatta sopraffare dal nuovo Bravo. Ruolo sì. che spesso è un po', diciamo, un po' ti ubriachi di emozioni nel nuovo ruolo e ti dimentichi che, insomma, c'è di là sì, un è altro, vero, con cui tra l'altro la bambina però, l'hai fatta. Sì, però comunque cioè non si può abbandonare proprio marito, ma anche per te stessa, scusami, la questione. No, ma è proprio questo che ti diciamo, cioè sei molto lucida, molto brava, molto presente. Complimenti. Grazie. Ma normalmente, caso... scusami, avete delle figure di supporto, genitori tuoi, genitori suoi, cioè che possano già magari gestire la bambina per Sì, certo, ci sono tanti nonni. Che sicuramente se dovessimo uscire fuori. Di dove sei, Natalia? Provincia di Firenze. Ok. Quindi zona, nel senso, tu ti vuoi proprio spostare? Cioè, una notte fuori, secondo me, se te lo puoi permettere, con i nonni andrebbe fatta. Sì, sì, cioè io allora pensavo di organizzare qualcosa, o che sia una fuga, anche un fine settimana, ma anche soltanto una notte. Brava. Sì. Ma sì. Oppure, non so, una cena fuori, cioè sempre lasciando bimba dai nonni, una cena fuori, poi magari una serata romantica. Guarda, a la casa. Persona con cui parlare, secondo me, la vale su questi temi qua, più che io, che secondo me, boh. Diego, non lo so, ti senti di poter dire... Ma a me piace... Non so, magari un pomeriggio alle terme... No, devi dormire fuori casa però, secondo me, perché fai pomeriggio alle terme e poi torni a casa e... Poi le terme... No, compreso una Brava. Notte magari... Allora, però le terme, ragazzi, alla fine... Ti ammollano, ti distrugge. Ti fa venire fuori la stanchezza dell'ultimo anno e mezzo e in più i trattamenti sono separati, per cui boh... No, io farei più una cosa, un posto bello, cioè una passeggiata, una bella cena e si dorme fuori. Mercatini di Natale, una passeggiata, mercatini di Natale.
Allora, allora la cosa, fondamentale secondo noi è, per spezzare un po', per ritrovare quella roba là, è proprio ricrearvi una vostra bolla in cui la bambina è in ottime mani, vi fate un giretto dove vuoi, che sia un mercatino, che sia, però poi andate in un posto e siete voi due soli a dormire là. Sì, allora sì, sicuramente sarà una fuga anche breve, ma brava, sì, anche solo una notte. Guarda, ti posso dire, ti proponiamo questo. Questa settimana il regalo i cofanetti Boscolo Gift Collection. Allora, per borghi e dintorni, località più caratteristiche per un weekend in Italia, immersi nella bellezza e nel silenzio della natura. È lì che sorgono borghi e cittadine dal fascino tutto da esplorare. Spoleto, Venzone, Orta San Giulio, Sulmona sono solo alcuni dei tanti borghi d'Italia da scoprire, immergendosi nella storia e nei panorami che li circondano. Allora, io stamattina dovevo far dei regali, adesso stavo per dire anche a chi. Dovevo far dei regali, sono andata sul sito. Ci sono un sacco di opzioni legate proprio alla coppia, anche per una notte soltanto. Sono scioccata. È fatta, troverai quello che fa per te. Grazie mille, ma non aspettavo proprio, ma siete fenomenale, io vi adorissimo. Però Natalia, scusa, io sono di Firenze, te di Firenze non sei. No, io non sono originaria. Di dove sei tu? Io sono russa, russa, sì. Vivi in Italia da tanto? Sì. 10 anni, sì. Ok, beh, insomma. Parli da Dio. Grazie. Allora, adesso... Noi abbiamo investito tutto quello che potevamo sulla vostra notte d'amore. Sì, ecco. Ci crediamo. Fateci volare. Se ti va, poi facci sapere. Certo. Dai. Allora, grazie, ti passiamo la Mary J, ok? Ok. Un bacio. Buon Natale. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Ragazzi, colpo di scena di Natale. 18 e 16 minuti su Radio DJ. Ospite in studio la Ginger. Finalmente! Progetto d'amore. Come sono felice di stare con voi. Aspetta che le cantiamo il jingle, lanciacelo. Cioè? Ecco, oggi è martedì, così lo dedichiamo alla Ginger. Ah, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Che carina. E ti piacerà molto la chiamata che siamo per prendere. C'è la Giulia. Ciao Giulia. Ciao. Allora, la Giulia è proprio molto a tema di questo periodo, cene aziendali di Natale, ok? Sì. Le piace un collega. Ok. Bene. Allora, l'ultima volta con il Campari non è finita benissimo, ok? Ma sei stata male, hai sdato contro gli altri colleghi? No, sul carnet una serie di possibilità già fatte. E sono ferrata sull'argomento. Immagino, diciamo che mi rende molto, non emotiva, però aperta nel trasmettere le mie emozioni, parlare di sentimenti, eccetera. Ami tutti. E a cosa? Ami tutti. Non è che amo tutti, lo dico, dovrei stare zitta e invece no. Dice che ama. Ogni anno mi salta poi il filtro. Salta il filtro. Solo che poi quelle cene aziendali un pochino sono le cose, i momenti in cui mi imbarazzo, quando mi imbarazzo... Bevi? Ah, certo. Lo so. Il giro è quello. E dopo finisce che... Ma lui ti... Cioè, c'è del feedback o no? Sì, lui ha una storia di cui... Cioè, lui sarebbe fidanzato, però... C'è un po' questo intrallazzo tra me e lui che va avanti un po', cioè non è intrallazzo ufficiale, diciamo. Tensione. Sì, grazie, mi sento capita. Esatto. Profondamente. E mi fermerei. Quella cosa lì, quelle cose del ci fumiamo la sigarettina dopo pranzo, dietro gli uffici. Io devo essere me stessa, non ce la faccio. Vai, per favore, sì. Ma se lui è fidanzato. No, infatti. Infatti per quello io non sto facendo niente, io me ne sto nel mio, muta, ferma, ci fumiamo la nostra sigaretta, però non faccio niente di più. È già la troppo, mia paura... secondo me. Ma sai perché? Perché lui non ha niente da perdere a fare così.
avendo te lì che comunque si presta a fumare la sigaretta, e tu sei quella che ne vorrebbe, ma tanto lui c'ha tutta una situazione inquadrata. Chi ne perde sei tu. Alla fine sì. Vabbè, ma c'è anche quell'altra disgraziata comunque. No, certo, no, stiamo parlando con te adesso. E poi tu ti stai portando a casa uno così, Giulia? Nel caso, nella migliore delle ipotesi. No, ma lui non è... Allora, no, il discorso è che lui non è... Non sta flirtando. È che secondo me un pochino c'è una cosa tra appunto, di noi. È questo che ti dico, Giulia. Cioè, ti stai portando a casa uno che ha una relazione e flirta con un'altra, che in questo caso casualmente sei tu. Ma un domani tu come te la vivi? Lo so, però oggi... Ma in tutta l'azienda non c'è nessun altro che no, no, sono incredibilmente cioè la mia vita, incredibilmente tutti cessi, tutti fidanzati. Beh, anche lui però. Lo so, ma infatti io non faccio niente, ma infatti la cosa è che io dopo lo so che se magari ho bevuto il bicchierino di prosecco in più, poi magari sono più che così e non vorrei. Sai qual è la discriminante? Riuscire, come succede nei film o alla Francia che abbiamo sentito prima, a magari con quel bicchiere, non dico tanti, un bicchiere, a scatenare in lui la voglia di decidersi eventualmente, se liberarsi di una storia e poi farsi avanti, però scusate, che finire sottona, capito? No, io sono d'accordissimo, infatti. Diego, però abbiamo qua la Ginger che ha un parere improvvisamente nuovo, ok? Ginger, con tutta l'onestà che ti contraddistingue, intanto, con la Giulia, da quanto tempo è fidanzato questo ragazzo? Quattro anni. Ah, no, molla il colpo. Giulia, molla il colpo. Vedi, no, ma è importante avere dei featuring. Quando è sta cena? Giovedì sera. Ok. Come ti vesti? Casualmente avevo bisogno di un vestitino in più. No, però niente di che, perché sono anche un pochino timida tipo nel vestire, così non mi piace essere molto al centro dell'attenzione. Quindi è un vestito, è un po' cortino, però è accollato, maniche lunghe, tutto. Il problema è se poi finisce a ballare sui tavoli, capito? No, eviterò assolutamente. È più forte di te però quella roba lì, È che se dopo decidiamo di andare a bere una cosa, cosa gli dico di no? Certo. Esatto. Sì, cioè, perché piuttosto... comunque a questo punto... Giulia, infatti è questo il discorso. Cioè, lui comunque se deve accedere a te, deve comunque fare la sua strada di prima Smolly. No, Ginger? Certo. No, a meno che tu lucidamente... Lei lucidamente. Sì, no, no, ma non è Giulia per me. Giulia più lucidamente. Lascia fare finta. Lucidamente tu dica, cioè quello che desidero è che andiamo a ballare, facciamo la cena, mi chiede di uscire, di andare a bere qualcosa, finisce che stiamo insieme e il giorno dopo poi mi prendo tutto quello che è, cioè niente. No, 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 ma io non voglio questo, infatti io ho chiamato voi perché io ho bisogno che voi mi diciate legati le mani, stai ferma. Legati le mani, sì, ma mangia non puoi prima. Prendere il COVID domani? Scusa. No. Che si fa, tu fatti la festa, mangiati delle patate prima. Patate lesse prima, che ti ascolte. Perché tanto di non mangi. Come le occhi, amore, che fa base. Divertiti. Okay. Alla fine si potrà divertire. Sì. Ho capito, ma lei è molto chiara a se stessa. Lei esagera. Lei fa quel divertirsi troppo che poi si pente e non porta a casa una ceppa di niente. Ma che poi se ballasse sui tavoli, senza finire però. Con lui, andrebbe anche bene. Ma quella di un'altra. Va bene. No, va bene, io volevo solo sentirmi dire. Ma infatti. Va bene, grazie. Poi se tu ci scrivi che hai fatto esattamente il contrario, come ma sempre, no, ti vogliamo bene uguale. Anche la Ginger, dai. Sì. È vero, ma perché la Ginger ci conosce. Lo sa come siamo. Dai, Giulia, ci fai sapere però. Ti chiamiamo noi. Martedì, anche. Quando abbiamo i numeri, noi li richiamiamo. Voi non rispondete. Infatti, hai già detto vi scrivo. Ci sta sbollando. Va bene. No, giuro, vi scrivo. Okay. Vi scrivo. Confido che non succederà niente. Brava. No, però se succede ce lo devi dire, dai. Certo. Okay. Dai. Va bene. Ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:36 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore.
che cade. No, dai. Cosa? No, ci dobbiamo darci una regolata. Ma diamocela. Proviamo. Sì, sì. Adesso, oggi, da oggi. No. Dal nuovo diamocela? Anno. Diamocela? Ok. Ma no, io no. Un secondo, no. Un secondo. No, io mi tiro fuori. No, ragazzi, ho 53 anni. 30 secondi di regolata. No. Per 30 secondi. No. Allora, stasera no. Stasera sicuramente no. E ieri no. ieri nemmeno. Allora ci è arrivato un messaggio che vi sintetizzo io. Sì, perché è molto lungo. Sì, va bene, amore, così poi parliamo con lei. Allora, ci mandano questo vocale nel quale ci dicono: ci siamo conosciuti una settimana fa attraverso un'app. Da quel momento ci siamo visti tutti i giorni. E visti? Sì. E il sentimento è cominciato a nascere, a crescere. Siamo entrambi divorziati, quindi stiamo cercando di capire come organizzarci durante le vacanze di Natale per vederci e conciliare gli impegni familiari. Certo. La domanda è: il regalo glielo faccio o no? Ma stupenda. Angie, buonasera. Ciao, ciao ragazzi. Ho detto tutto giusto? Stai volando. Tutto giusto, okay. Sì, sto volando. Secondo me sei confusa dall'emozione della cosa inaspettata. Ma chi se ne frega, va bene. Sì. No, no, nel senso, sì, perché non è così difficile la risposta. No, ma poi chi me se ne frega del regalo? Cioè, il mio regalo è il meno in tutto sto tourbillon, diciamo. Sì, è vero, sì, sì. Infatti fa parte di progetti d'amore, no? No, ma cioè, sì, è brutto, sei a tema totale. Dimmi una cosa, avete figli? Sì, lui è uno di 16 e io uno di 10. Ah, ok, per cui il Natale, dai, comunque sì, si fa. Natale separati, diciamo. No, Natale sì, insieme, perché siamo liberi al pomeriggio tutte e due, nel senso che facciamo, stupendo, i pranzi con i nostri figli e le cene siamo liberi. Ok. Scusami, scusami se ti dico una cosa banale probabilmente, ma a volte sì, anche di... Ma c'è cioè tipo un vino buono che poi scarta e poi bevete insieme e via, la serata prende in vita. Che ne so. Sì, certo, sì, sì. No, pensavo una cosa del genere, però. Cioè, per fare l'oggetto, non farei nient'altro. Cioè, mi godrei sto momento, sì, così. Mi godrei sto momento, sì, così. Senza regali simbolici, di niente. No. Anche perché poi non sai cosa farà lui, quindi anche per non mettere in imbarazzo una persona che magari non ha pensato al regalo. Quindi fa un regalo che fa per due, no? Sì, una cosa che è un apparecchiamento per la vostra serata, in qualche modo. Ok, no, sì, ma penso che potrebbe andare, anche perché poi subito dopo faccio il compleanno io e poco dopo fa il compleanno lui, tra l'altro. Avete già progettato? Sì, però ti posso dire una roba, Angie? Cioè, questa roba delle tappe, delle date, in questa fase me ne fregherei, mi godrei il resto. Cioè, il compleanno, poi se è un sushi insieme, no, va bene, ma non è il regalo su cui cominciare a fossilizzarmi, perché fa parte, infatti, sì, sì, del vostro background che è andato come andato, quindi mi godrei più il momento. La bottiglia niente, è più regalo, quella roba da dire, la condividiamo, capito? Sì. È meno quella cosa, io ho pensato a te, cioè sette giorni. Capito? È quella roba là. No, infatti, era per quello, infatti io il regalo non lo faccio. No. Bottiglia di vino, direi. Brava, sì. E ve la bevete. Meglio buona, se appunto in una situazione beviamo, nella quale ve la bevete subito. Cioè, se tu vuoi fare il gioco che è incartato, dici questa e poi dopo è per noi, perché è Natale, capito? Ma non perché, sì, non metterei nessuna simbologia. In una situazione di due divorziati che si frequentano da sette giorni, far vedere che hai troppo pensato a una roba, sì, mette l'ansia. No, cioè, infatti, meglio una boccia in frigo fredda, se boccia deve essere, sì, però, o fiocchetto non... allacciato da qualche parte del tuo corpo. Ecco, però, ecco, meglio questo. Guarda, io alla pensavo fine fiocchetto vale sulla bottiglia, Valentina. E invece no, più ragione hai, perché allora la butti su un altro piano, capito? Perché sennò troppo ragionamento prima mette pressione, capito? Ma infatti era questo il mio problema, non volevo sembrare troppo quella che però, ma anche neanche presentarmi a mani vuote, perché possiamo presentarle ai miei, no, no, scusami, invece ma questo anche chi se ne frega, cioè deve essere una roba, deve essere più importante questa cosa sorprendente, sì, però prendila, ascoltami, non pensare, cioè, hai già dato, sì, prendila leggera, perché cioè, okay, goditela, perché se già stiamo mettendo le date, il compleanno, il mio, no, il tuo, certo, cioè, poi lui me lo fa, io non glielo faccio, infatti no. Va bene, okay, allora vado libera, sì, più che altro sai cosa? Divertiti, che è il più bel regalo, infatti, che puoi fare a uno che ti è vicino. Sì. Fiocco in testa, sì, scaldami. Perfetto, direi di sì. In bravo testa, Diego, vero, posso dire. Brava, ok.
A posto così, allora ci fai sapere? Va bene, mi faccio sapere. Okay. Grazie, bello, ciao, brava. Grazie mille. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:43 Radio DJ, una piccola parentesi passerina. Sì. Aggiornata però con un capogruppo. Sì. Dai. Parto dei passerini e chiudiamo col capogruppo. Ok, col passerone. Va bene. Sì. Progetti da. No! La bambina piccola. Non era. Va bene, uguale. D'amore! Senti amore! Alcuni proprio microscopici. Oh, sì, grandi così. Progetti d'amore! Cari. Questa è la categoria vi prendo in giro, sì. E chiudo col capogruppo. Ciao Pinocchio, oggi è Santa Lucia che porta oggetti e doni a tutti i bimbi buoni. Ciao da Edoardo. Adesso deve dire ciao da Edoardo perché non lo riconosciamo più. No. Beh, oddio. Sì, noi sì. Gli affezionati però, sì. Vado con un messaggio. Dai. Tosto, per chiudere. Progetti d'amore, spero sia amore, ho bisogno di un vostro consiglio. Uscivo con un ragazzo da 2 settimane e il giorno prima di partire, ovvero martedì scorso, mi dice: guarda Marti, non parto con i miei amici in realtà a sciare, ma vado con una ragazza che avevo conosciuto a luglio e ora io non so che fare. Ho bisogno di un consiglio perché lui è tornato. Che faccio? Lo chiamo? Non lo chiamo? Lo scrivo? Non lo scrivo? Vi prego, ho bisogno. Mamma Marti, ciao. Ciao. Oddio, che schifo la mia voce. Amore, sono peggio le tue intenzioni. Amore, proprio siamo a livello di zerbinismo. Perché lui è tornato e non si è fatto sentire comunque. No, faccio un passo indietro perché volevo mandare la nota vocale. Ci conosciamo su un'app di incontri. Ok. Ti scambiamo Instagram. Sì. A un certo punto mi annoio e non lo penso più. A una certa che stavo una sera senza fare niente, accetto un suo invito. A uscire? Sì, dopo che parliamo per una settimana tutto il giorno, tutti i giorni. Sembrava una persona per bene. Al che giovedì ci vediamo. Da giovedì a martedì ci vediamo un giorno sì, un giorno no. Ci sentiamo tutto il giorno, tutti i giorni. Scusami Martina, quando dici ci vediamo intendi ci vediamo. Siamo andati a fare un aperitivo e poi siamo andati a mangiare il dolce diverse sere. Vi siete visti 3 volte perché un giorno sì, uno no, su 6 giorni. Sì, esatto, da giovedì a martedì ci siamo visti sempre. Ma vi siete ammoccati? Sì. Come no? Abbiamo mangiato il dolce, intende no, proprio. No, che ne so io. Abbiamo fatto un aperitivo carino, lui è stato molto carino perché io abito a Roma da un anno, quindi non conosco molto bene i posti. Okay. Mi ci ha portato in un posto molto carino, siamo usciti e lui è sempre stato gentile, sempre si riconoscono gli stronzi. Lui diciamo aveva più un tessuto al che lui mi parla dei progetti, amiamo entrambi sciare e quindi mi dice: guarda, sai, io martedì io parto con degli amici, ma finisce là. Martedì sera, il giorno prima di partire, mentre faceva le valigie, non resiste e mi dice: guarda Marti, io ti devo dire una cosa, io non parto con un mio amico lunedì sera, perché se lui partiva martedì ti ha chiamato lunedì. Sì, lunedì sera. E insomma la sera proprio prima, mentre faceva le valigie, ha sentito il bisogno di dirmi questa cosa. Che partiva con una ragazza che aveva conosciuto a luglio, con la quale non si era mai visto perché lei era di Genova e lui di Roma, si erano frequentati un mesetto, mai più visti, solo sentiti, e avevano prenotato questa cosa insieme. E che lui comunque voleva andare per andare a sciare, fare, dire cose. Io ho detto: tu mi lanci sta bomba così all'improvviso? Cioè, ci conosciamo da troppo poco tempo, potresti non dirmela, cazzo, torna, vediti le tue cose e poi quando vieni si vede. Sì, c'è ragione. Certo. Cioè, sono ma è lui che è caretta. E lui mi ha detto che praticamente voleva, se non ce la faceva perché non immaginava che da giovedì a martedì sarebbe successo tutto questo. Al punto da sentirsi in dovere di non dirmi una bugia ma di dirmi la verità. E quindi mi ha detto questa cosa perché io non l'ho più risposto perché lui non ha più vista quella là dopo che si sono frequentati un mese. No, ma però si sono sentiti, lui però nel frattempo è andato a fare questa vacanza o no? Lui ci è andato
e io l'ho scritto, ho detto guarda Robby, in questo momento non ti posso dare una risposta, non so che pensare. Che domanda ti aveva fatto lui? Non gliel'aveva fatto. Lui mi ha detto, guarda, io mi sento uno stronzo a chiederti di aspettarmi, ma in realtà questa settimana è una mini settimana, sono delle mini giornate. Ma non ho capito, lui mo è tornato, t'ha scritto o no? No, ti ho raccontato questa cosa per dirti che io sabato l'ho risposto e gli ho detto guarda, penso tante cose, non voglio esprimere tramite WhatsApp, siamo adulti e vaccinati, quando torni ne parliamo, ci vediamo e ne parliamo. Sì, è tornato? Lui mi risponde, visto che io domani parto, tra lunedì e martedì ci vediamo. E poi ciao. Parte, chiedi, metti un punto interrogativo. Oggi, martedì è già finito. È venuto lunedì il nulla cosmico, oggi il nulla cosmico. No. C'è il rischio che faccia come ha fatto, così come ti ha chiamato all'ultimo prima di partire, ti chiami stasera all'ultimo. No, che secondo tu me parta, comunque però... tu non gli scrivi assolutamente, Martina. Scherzando. Tu no. Sai perché? Perché non è, cioè, sei talmente serena, risolta. Lei però questa sa di avergli mandato un messaggio di fuoco a Vanvera sabato. Purtroppo lei ha fatto sta cazzata. No, sabato sono stata pacata rispetto a quello che gli avrei raccontato. Certo, detto. Certo. Anch'io sono pacata tante volte. Diego Lavalle mi dicono ti devi internare. No, nel senso che gli ho detto ci vediamo di persona, perché in ballo non c'era la sua scelta. Lui era convinto di voler continuare, ma si sentiva in difetto nei miei confronti. Poverino. Lo stai già perdonando. Martina! No. Allora, se vuoi un nostro parere, tu oggi non gli scrivi. No. Legati, fai quello che devi fare, ma non lo devi chiamare. Ok. Ma si vede stasera. Capito. Quella roba là. Okay. Tu non fai chi è scema, quella roba là. Ma proprio non chiamarlo. No, dai, se anche no, però poi se si farà vivo, siccome non è successo niente di che, se è risolta, certo. Fagliela sudare un ma po'. Ma tu, se venne stasera, la vita. Non ne fa scema. Non devi fare quegli occhi infusi. No, quindi sto ferma. Sì, immobile. Sono già le 7:10. Esci con delle amiche, trovati qualcosa che fare. Dai, parti. Facciamolo seriamente. Per quanto stai via poi? Fino a domenica. Vai a Praga. Adesso vai a Praga. Rispondi da Praga se hai tempo. Io che devo rispondere da Praga? Se hai tempo gli rispondi. Se lui ti scrive, perché non è detto. Se lui scrive. Tu adesso vai in un posto dove non prende il telefono fino a domani. Sì. No, ma tanto se non mi ha scritto, cioè se questa settimana avete contato qualcosa. Ti scrive stasera a mezzanotte meno un quarto e sei già giù. No, ma no, non succederà questa cosa. Martedì ci sentiamo, caschi il mondo, ok? Okay. Mi raccomando. Mi le mani. Sentiti subito la canzone, eh? Okay. Sì, tutta, vi sento sempre. Va bene. Un bacio. Ciao, bella. Ciao. È finita. Mamma, tipo 23 messaggi. Ma ragazzi, lo sportello noi è aperto. Facciamo la ceretta di Pinocchio di Natale stasera. Sì. Tra noi piccolini. Molto piccolini. Sarete buone? Sì, dai. Io sì. Pacato. Io al solito, ragazzi. Più non ce n'è meno. Punto, poi cattiva con me o cerca di limonare. Sì. Con me. Quello sempre. Poi cattiva non più. Cattiva come adesso? Non lo sono stata mai. Vabbè, domani report. Quel che ci ricordiamo, ma soprattutto quel che si può dire. Esatto. O quello che Diego filma. Dipende come va in strada. A domani. A domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17:00 solo su Radio DJ. Pinocchio.